Allora, piccola Sofì, questa volta dobbiamo parlare degli austro-ungarici, della guerra di successione austriaca. Lo so che a te gli austro-ungarici non importano affatto. Vuoi andare a fare la pappa? Eh? Non vuoi andare a fare la pappa, bella gattina? E poi austro-ungarici, che cosa significa? Nel Settecento i possedimenti diretti degli Asburgo, l'impero dell'Asburgo d'Austria, non si chiamava impero austro-ungarico. Si chiamerà impero austro-ungarico soltanto alla fine dell'Ottocento e neanche si chiamava impero austriaco, perché soltanto dopo la fine ufficiale della... Vabbè, Sofia è andata. Soltanto dopo la fine ufficiale del Sacro Romano Impero nel 1806, per volontà di Napoleone, si costituì ufficialmente un impero austriaco. Ora, a furia di rischiare di essere ripetitivo, pongo questo problema. Una cosa era... E lo dico sempre ai ragazzi, agli studenti, ma non è facile da capire. Gli Asburgo d'Austria, Vienna, la dinastia, la famiglia di Asburgo d'Austria aveva un doppio potere, uno virtuale solo sulla carta, onorifico che non contava niente, e uno reale. Il potere virtuale che non contava niente era quello di imperatore di Germania. Ogni Asburgo d'Austria, e poi anche qui si sbaglia perché si pensa che la carica di imperatore di Germania sia ereditaria semplicemente perché per secoli fu occupata sempre dai membri della stessa famiglia, gli Asburgo d'Austria. No, era una carica elettiva. C'erano sette elettori imperiali che poi divennero otto nel 1648, dopo la fine della guerra dei 30 anni. Vi ricordate? Fu aggiunto il duca di Baviera, poi diventeranno nove nel 1692. Perché sarà aggiunto il duca di Hannover, duca di Baviera cattolico, duca di Hannover protestante nel 1692, che poi pochi anni dopo sarebbe diventato anche re d'Inghilterra, d'accordo? Quindi i sette elettori imperiali nel 600 poi diventano 8, poi diventano 9. Tuttavia sono questi 7, 8, 9 che eleggono l'imperatore austriaco. Che eleggano sempre un Asburgo d'Austria, perché questa era una convenzione, d'accordo, ma non erano obbligati a farlo. Gli Asburgo d'Austria, l'abbiamo detto più volte, come imperatori eletti, imperatori del Sacro Romano Impero, non avevano più nessun potere. L'imperatore non contava niente, i vari principi tedeschi erano del tutto autonomi dall'imperatore, stavano imponendo l'assolutismo, non c'era un vero potere degli austriaci. E in Germania. Allora loro preferirono, l'abbiamo visto, una direttrice di espansione verso Oriente, in particolare verso i Balcani, dove l'impero ottomano si stava sfaldando, non riuscendo a conquistare davvero il potere in Germania o comunque in Occidente, si costruiscono un impero completamente diverso, separato dall'area tedesca. Differenziato dall'area tedesca nella regione balcanico-danubiana. Sono tutto un insieme di possedimenti che vedete qui scritti, adesso ne parliamo. Un insieme di possedimenti che non costituiscono comunque un'entità politica unitaria. Questa roba qui, Austria, Stiria, Carinzia, Carniola, Ungheria, Transilvania, Croazia, Serbia del Nord, Slesia. Ducato di Milano, Paesi Bassi, non si chiama impero austriaco, si chiamerà così solo a partire dal 1806. Sono i possedimenti diretti dinastici degli Asburgo d'Austria, quelli che ogni Asburgo d'Austria ottiene per eredità, ma sono frammentati, non hanno un unico nome, mentre la carica di imperatore di Germania, che veniva sempre attribuita a un Asburgo d'Austria, ma adesso vedremo un'eccezione. È una carica elettiva. Problema. Come si chiama l'insieme dei possedimenti asburgici? Cioè è l'unico impero, è l'unico stato, entità politica che nei secoli viene indicato col nome della dinastia invece che essere indicato come Francia, Spagna, viene indicato come gli Asburgo, i possedimenti degli Asburgo. Si potrebbe dire Duca d'Austria, ma l'Austria è solo un pezzettino dei possedimenti diretti degli Asburgo, e appunto era solo un ducato, mentre altri, come la Boemia, erano un regno, d'accordo? O li chiamate duchi d'Austria, o li chiamate, come di solito si fa, gli Asburgo d'Austria.
o lo chiamate convenzionalmente l'impero austriaco, ma ufficialmente nel Settecento non lo era ancora, sono tutti possedimenti diretti, dinastici degli austriaci, fuori dalla Germania, tranne pochi, fuori dall'impero, dal Sacro Romano Impero. Erano ereditari e non elettivi come la carica del Sacro Romano Impero. Abbiamo visto che da un giorno all'altro, da un anno all'altro, comunque in pochissimo tempo, gli Asburgo d'Austria si trovano a conquistare e possedere immensi territori nei Balcani, grazie all'imprevisto crollo dell'Impero Ottomano. Abbiamo già visto parlando, ne abbiamo già visto queste cose in dettaglio parlando del 600, con due guerre successive contro l'Impero Ottomano, conclusesi nel 1699 e 1718. Gli Asburgo d'Austria conquistano immensi territori, i due terzi orientali dell'Ungheria, perché il terzo occidentale già gli Asburgo lo possedevano, la Transilvania, cioè il 70% dell'attuale Romania, buona parte della Croazia, la Serbia del Nord, cioè immensi territori nei Balcani, che gli Asburgo d'Austria si trovano ad aver costituito un impero senza averlo predeterminato, è una sorpresa anche per loro. È un impero che si è costituito in pochissimo tempo, non ha alcun tipo di coesione, mette insieme religioni, lingue, nazionalità completamente diverse. È un impero che è delimitato da una pura frontiera militare, fin dove gli austriaci sono riusciti a conquistare nei Balcani, quelli sono possedimenti degli Asburgo d'Austria. E fuori da quel limite, da quel confine, rimangono possedimenti dell'impero ottomano, cioè un impero enorme, una serie di territori vastissimi posseduti agli Asburgo d'Austria a seguito di queste due guerre contro l'impero ottomano, in cui loro, gli Asburgo d'Austria, furono in parte e solo in certi periodi aiutati dalla Polonia e dalla Russia. Questo impero, possiamo chiamare austriaco, dei possedimenti degli Asburgo d'Austria, era un impero instabile, metteva insieme nazionalità che non erano per nulla tedesche, come gli austriaci, come i capi di tutto questo crogiuolo, di questo spezzatino. Nazionalità a volte in contrasto tra loro, differenti da un punto di vista etnico, da un punto di vista religioso, da un punto di vista linguistico. L'impero cosiddetto austriaco, i possedimenti dinastici degli Asburgo d'Austria. Ho cercato, se non mi sono dimenticato qualcosa, di elencarli tutti. In Austria, insieme a Stiria, Carinzia, Tirolo, Austria, Stiria, Carinzia, Tirolo, erano tedeschi, gli austriaci sono tedeschi. In Ungheria sono ungheresi, chiamati anche magiari. In Transilvania sono sia romeni, sia ungheresi. In Carniola, che peraltro l'Austria aveva conquistato molto tempo prima, sono sloveni, in Croazia sono croati, in Boemia, ricordate dopo la guerra dei 30 anni, l'Austria si è proprio anche la Boemia, Boemia, Moravia, corrispondente più o meno all'attuale Repubblica Ceca, la Slovacchia, sono appunto boemi, cechi, slovacchi, in Serbia del Nord sono serbi. Non importa che poi con la terza guerra, abbiamo visto nel 1739, l'impero ottomano ebbe una piccola rivincita. In queste due guerre l'Austria aveva conquistato Belgrado, con questa terza guerra del 1739 l'Austria perde Belgrado e alcuni territori serbi, ma una parte della Serbia rimane. Persino una piccola parte dell'Ucraina possedeva l'Austria, e qui erano ucraini, ovviamente. L'Austria possedeva persino la Slesia. La Slesia era una regione da sempre abitata in parte da tedeschi, in parte da polacchi. Se vogliamo sottilizzare, c'erano anche altre due nazionalità che pure non c'entrano niente con i Balcani. Il Ducato di Milano erano italiani. Nei Paesi Bassi, attenzione, ricordate che i Paesi Bassi all'epoca indicavano l'attuale Belgio, non l'attuale Olanda come oggi. Nei Paesi Bassi, che prima erano stati Paesi Bassi spagnoli, adesso sono Paesi Bassi austriaci, cioè l'attuale Belgio, erano ovviamente fiamminghi, quindi una pluralità di nazionalità, spesso che si odiavano anche tra loro. Ovviamente c'erano gli slavi, come i cechi, gli slovacchi, gli sloveni,
i croati e altri, c'erano quelli che non erano slavi ed erano orgogliosi di non esserlo, come i magiari, d'accordo, e poi c'erano polacchi, ucraini, i romeni, non erano slavi, tantissime etnie, ma tantissime lingue, prima di tutto le lingue slave, che sono diverse l'una dall'altra. Anche i cechi slovacchi parlano una lingua che è simile, ma che si è differenziata nei secoli perché sono sempre stati divisi politicamente. Certo, in Slovenia, scusate, in Croazia, in Serbia parlano la stessa lingua, il serbo-croato, ma si odiano perché hanno una religione diversa, quindi molte sono religiose. In Croazia sono cattolici, in Serbia sono per lo più ortodossi. In Boemia sono cattolici e calvinisti protestanti, ma ricordate la controriforma austriaca stava massacrando i protestanti. In Ungheria sono cattolici, ma anche lì c'è stata la diffusione del calvinismo. E in Romania molti sono ortodossi, gli ucraini erano ortodossi, i polacchi erano cattolici. Lingue, tradizioni, etnie, nazionalità diverse. È un impero appena costituitosi di difficile gestione. Cosa succede? Succede che le nazionalità si detestano tra di loro. In particolare parliamo dell'Ungheria. L'Ungheria era stata un impero potentissimo prima di essere conquistata a metà del Cinquecento. Abbiamo visto 2/3 dagli ottomani, 1/3 dagli austriaci. L'Ungheria, quando era indipendente, prima di farsi conquistare, non era solo l'Ungheria piccola piccola di oggi, o comunque l'Ungheria abitata dagli ungheresi magiari. L'Ungheria aveva un grande impero, l'impero ungherese, che possedeva anche la Transilvania, abitata da rumeni, anche la Croazia, abitata da croati, d'accordo? Sono territori, comunque sono territori enormi, quelli dell'ex impero ungherese, d'accordo? Di fatto, se vediamo i territori dell'ex impero ungherese, sono più del 50%, cioè sono più della metà di tutti i possedimenti di Asburgo d'Austria. Problema, forse avete capito, una volta che gli austriaci riconquistano l'Ungheria e i possedimenti che erano stati dell'Ungheria prima della sconfitta con gli ottomani, cioè Transilvania e parte della Croazia, non è ovviamente che non è che si ricostituisce l'impero ungherese di prima, che era stato fino alla metà del Cinquecento. Ovviamente, semplicemente, i possedimenti dell'Ungheria, Transilvania e Croazia, l'Ungheria stessa, vengono inglobati tra i domini di Asburgo d'Austria e quindi, allora, da un certo punto di vista, l'Austria ha liberato Ungheria, Transilvania e Croazia dal dominio degli ottomani. Da un altro punto di vista, però, ungheresi, transilvani, rumeni e croati non si sentono tanto liberati perché passano da una soggezione all'altra, l'essere sottomessi agli ottomani e l'essere sottomessi agli austriaci. Questo non sta bene agli ungheresi. Gli ungheresi sono gli eredi, appunto, di questo potentissimo impero. Gli ungheresi per secoli avevano considerato i contadini transilvani oppure i contadini croati. Ecco, ho dimenticato che anche la Slovacchia ha fatto parte dell'impero ungherese. Non è vero che stava con la Boemia. In Boemia ci sono cechi, ci sono moravi. Ok? Allora, capite, l'Ungheria voleva riprendersi i suoi possedimenti, non voleva essere sottomessa all'Austria, non voleva che Transilvania, Croazia, Slovacchia fossero sottomessi all'Austria, perché in passato erano state sottomesse all'Ungheria. L'Ungheria, gli ungheresi, i magiari, che si vantano di non essere slavi, si vantano di essere superiori agli slavi, hanno sempre considerato transilvani, croati, slovacchi come dei subumani, delle persone inferiori, dei contadini da sfruttare come schiavi. Non possono accettare che gli austriaci vadano a sfruttare questi territori, anche gli austriaci ovviamente in maniera barbarica considerano i contadini come schiavi, ma gli inglesi dice siamo noi che dobbiamo sfruttare i contadini come schiavi in Croazia, Transilvania e Slovacchia, perché prima questi territori
appartenevano a noi, all'impero ungherese, adesso invece siete voi purtroppo austriaci che li dominate, d'accordo? Poi gli ungheresi, che era un popolo fiero, guerriero, ce l'avevano con gli austriaci, con gli Asburgo d'Austria, anche per altri motivi, d'accordo? L'Ungheria e altri posti come la Transilvania erano posti spopolati, dove c'erano moltissime foreste, ma soprattutto moltissimi terreni paludosi. Dopo la conquista austriaca, la densità di popolazione dell'Ungheria e della Transilvania era bassissima. Cosa fanno gli austriaci? Ripopolano questi territori trasferendovi dei coloni di altre nazionalità, dei coloni rumeni in Ungheria, coloni serbi e croati sia in Ungheria sia in Transilvania, d'accordo? In questo modo i magiari, gli ungheresi, ovviamente rischiano di perdere la loro superiorità e la loro egemonia etnica, vedono l'Ungheria, ma anche la Transilvania o la Slovacchia o altre cose che considerano loro territori occupati da coloni serbi, d'accordo, o di altre nazionalità. Questo non lo possono permettere. Un ulteriore motivo per cui gli ungheresi non accettano il dominio dell'Austria è il fatto che molti ungheresi, come abbiamo detto anche in lezioni passate, moltissimi nobili soprattutto, avevano abbracciato il calvinismo, la riforma protestante, e invece l'Austria, ve lo ricordate, portava avanti in maniera crudelissima la controriforma cattolica, quindi aveva iniziato a sterminare i protestanti in Boemia e in altri posti. Una volta conquistati gli ungheresi, si potevano aspettare ovviamente lo stesso trattamento. Quindi per tutti questi motivi, nel 1703, l'Ungheria insorge, c'è una gigantesca rivolta, la rivolta dell'Ungheria. La rivolta dell'Ungheria mette in difficoltà l'Austria, avviene ovviamente negli stessi anni in cui l'Austria è impegnata nella guerra di successione spagnola. I nobili ungheresi erano protestanti, non volevano tornare a forza al cattolicesimo. I nobili ungheresi non volevano essere dominati dall'Austria, non volevano la colonizzazione di serbi e rumeni nel loro territorio. La repressione è praticamente impossibile, questa rivolta da parte degli ungheresi non si ferma mai. Alla fine viene fermata, nel 1712, guardate quanti anni dura, ma l'Austria deve pagare un prezzo molto duro, infatti l'Ungheria ottiene un'ampia autonomia. Quindi all'interno dei possessi austriaci da questo momento ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B, cittadini di serie C. Cittadini di serie A ovviamente sono gli austriaci. I cittadini di serie B però, che comunque hanno uno status migliore rispetto agli altri possedimenti austriaci, sono gli ungheresi. Tutti gli altri sono cittadini di serie C, che ovviamente non solo non accettano il dominio dell'Austria, ma non accettano il fatto che gli ungheresi si trovino un gradino più su. Quindi bisogna necessariamente dare l'autonomia agli ungheresi. Questo impero di recente formazione, instabile, abbiamo visto, faceva gola a molti, molti vicini dell'Austria. Non aspettavano altro che il momento di distruggere questo impero composito per conquistare territori. E l'occasione viene per un problema di successione. L'Asburgo d'Austria era Carlo VI, vi ricordate Carlo VI? Carlo VI non ha figli maschi, non era mai successo nel caso degli Asburgo d'Austria, avevano sempre un sacco di figli maschi, di parenti, di cugini, da secoli. Per la prima volta non c'è una successione maschile, Carlo II punta alla successione di una donna, sua figlia Maria Teresa d'Asburgo d'Austria, che noi abbiamo già citato. Ricordate perché l'abbiamo già citata? L'abbiamo citata perché aveva sposato, ci metto un cuore, non so se riesco a scriverlo il nome, Francesco di Lorena, lo ricordate? Francesco di Lorena, che poi era diventato, cos'era diventato? Avete indovinato, avete seguito la mia lezione in passato, era diventato Francesco di Toscana,
la pace della guerra di successione polacca l'aveva spostato dal ducato di Lorena al Gran Ducato di Toscana. Di Francesco di Lorena era diventato Francesco di Toscana. Tuttavia era il marito di Maria Teresa d'Asburgo d'Austria. Carlo VI non ha eredi maschi e lì in Austria e nell'impero germanico c'è la legge salica, le donne non possono diventare sovrane. Carlo II cerca di eliminare la legge salica attraverso un documento che si chiama Prammatica Sanzione, non pragmatica, ecco due M, Prammatica Sanzione, documento pubblicato più volte anche poco prima della sua morte. Durante la malattia che lo porterà alla morte, la prammatica sanzione stabiliva un'eccezione, cioè che in questo caso, dopo la morte di Carlo VI, ci sarebbe stata una successione femminile, con Maria Teresa a capo dei possedimenti, attenzione, diretti, dinastici degli austriaci, che erano in buona parte nei Balcani. Come imperatore di Germania, invece, era improponibile la candidatura di una donna, però, forse avete già capito, i suffragi dei sette elettori imperiali, che in realtà ora erano diventati nove, potevano indirizzarsi a Francesco di Lorena. D'accordo? Almeno per una volta vi ho detto che non era ereditaria la corona imperiale tedesca, doveva essere eletto l'imperatore. Quindi si può benissimo eleggere uno che non è un Asburgo, ma è semplicemente il marito di una che è un Asburgo, d'accordo? Poi dopo di lui sarebbero stati eletti, come infatti succederà, vedremo, i figli di Maria Teresa e Francesco, che non saranno più Asburgo-Asburgo, ma si chiameranno Asburgo-Lorena, Asburgo con il trattino Lorena, perché derivati dal ramo femminile, d'accordo? Quindi il padre non era un Asburgo, ma era un Lorena. Carlo VI cerca di convincere tutte le potenze d'Europa ad accettare questa prammatica sanzione per salvare l'integrità dell'Austria. Molti paesi lo accettano, fanno finta di accettarlo. Secondo voi, alla morte di Carlo III, che avviene nel 1740, muore nel 1740, secondo voi qualcuno l'accetta la prammatica sanzione? Avete risposto bene, nessuno. Tutte le potenze europee, compresi molti stati tedeschi, che quindi tradiscono quello che dovrebbe essere il loro imperatore, perlomeno la volontà del loro imperatore appena morto, Carlo VI, tutte le potenze europee, compreso gli stati tedeschi, si buttano come avvoltoi contro Maria Teresa e contro l'Austria per smembrare, per distruggere l'impero austriaco e conquistare territori. La guerra di successione austriaca vede contro l'Austria, la Francia, la Prussia, che era diventata potente, ricordate l'ex ducato di Brandeburgo, che ora era il regno di Prussia, la Spagna, ma anche stati tedeschi come la Sassonia, la Baviera contro l'Austria, quasi tutta l'Europa contro l'Austria. Se avete capito la logica dell'equilibrio, rispondete a questa domanda: qual è l'unica grande potenza che si schiera invece a favore dell'Austria, a favore di Maria Teresa? Alcuni di voi hanno indovinato. E l'Inghilterra? Avete capito? Io vi ho spiegato altre guerre dell'equilibrio, forse avete capito il principio. L'Inghilterra si schiera sempre con il più debole. L'Inghilterra in ognuna di queste guerre vuole solo che si mantenga l'equilibrio, che nessuno rompa l'equilibrio, che ci sia comunque un'equivalenza tra i vari poteri dei paesi europei. E allora l'Inghilterra, anche la Savoia, che Ducato di Savoia, che vi ricordate, era da poco diventato Regno di Sardegna, si schiera con l'Austria. L'Inghilterra, peraltro, non può aiutare più di tanto l'Austria in una guerra che si svolge in Europa centrale. L'Inghilterra era forte per la sua flotta, non aveva un esercito di terra che riuscisse più di tanto a combattere, al limite poteva farlo in Germania, nella zona del Reno e così via. Quindi capite. Chi sta rompendo l'equilibrio? Non certo Maria Teresa. Maria Teresa era debole. Se fosse andato in pezzi il suo impero, forse sarebbe accaduto un caos, forse ci sarebbero state guerre tra le varie nazionalità, l'impero ottomano sarebbe tornato in guerra, ci sarebbe stata una totale instabilità nei Balcani e nell'Europa intera. E quindi l'Inghilterra non vuole che si rompa
l'equilibrio, d'accordo? La possiamo chiamare Gran Bretagna perché, come dobbiamo ancora vedere, l'Inghilterra e Scozia si erano unite, erano diventate Gran Bretagna. Allora, continuiamo a chiamarla Inghilterra. L'Inghilterra vuole salvare Maria Teresa. Questa guerra inizia nel 1740, si concluderà dopo lunghe trattative nel 1748. All'iniziare questa guerra, a sorpresa, fu il nuovo re di Prussia, duca di Brandeburgo, e re di Prussia, capitale, Berlino, Federico II. Federico II era salito al trono, attenzione, proprio nel 1740, quando inizia la guerra. Anche Maria Teresa d'Asburgo d'Austria, ovviamente, era salita al trono, trono molto molto contestato, tutto da vedere, proprio nel 1740. Federico II porta al massimo livello nel 700 quello che già abbiamo visto, si era manifestato, il militarismo prussiano, la potenza della Prussia. Sarà anche un grande personaggio nel 700, uno dei cosiddetti sovrani illuminati, amico di Voltaire, ne parleremo un'altra volta. Federico II ha ottenuto il trono dopo la morte del padre, Federico Guglielmo I, re di Prussia. Federico II attacca, questo non sarà mai dimenticato da Maria Teresa, attacca a tradimento alle spalle, senza rispettare la volontà del suo imperatore defunto. Attacca la Slesia e dà una prova di potenza, d'accordo? Abbiamo visto che la Slesia apparteneva anch'essa all'Austria. Federico II, sotto gli occhi di tutta Europa, impressiona tutti perché conquista la Slesia in pochissime settimane, sconfiggendo gli austriaci, dando quindi prova di grande potenza militare. La Slesia è una regione importante dei possedimenti austriaci perché era una delle più ricche. È una regione industrializzata, ricca anche di risorse naturali. Federico II se la prende all'inizio della guerra. Voi direte: ma niente, Maria Teresa viene distrutta, l'impero austriaco viene distrutto. Invece no, a sorpresa, Maria Teresa si salva e riesce a competere in questa guerra. Di chi è il merito? Sarà merito ovviamente anche suo. Tuttavia è anche merito dell'Ungheria. L'Ungheria, che prima si era ribellata, vi ricordate, aveva avuto l'autonomia, secondo la previsione di molti, l'Ungheria non avrebbe aiutato l'Austria, avrebbe colto questa occasione per staccarsi definitivamente dall'Austria e diventare indipendente. Invece, evidentemente, gli ungheresi erano contenti dell'autonomia che avevano avuto con la rivolta precedente, i cavalieri ungheresi sono grandissimi combattenti. Grazie all'Ungheria, Maria Teresa e il suo impero si salvano. Nel frattempo, il duca di Baviera era stato eletto e lo resterà per 5 anni imperatore germanico. C'era stato un vero tradimento da parte dei 9 elettori imperiali, non avevano seguito la pragmatica sanzione, non avevano eletto Francesco, duca di Toscana, imperatore, come voleva la pragmatica di Carlo VI, avevano eletto il duca di Baviera, che quindi per un certo periodo durante la guerra fu imperatore di Germania. Questa è la controprova di quello che vi ho sempre detto. Non è vero che il Sacro Romano Impero Germanico era ereditario e questa ereditarietà, successione, spettava agli Asburgo d'Austria. Da secoli veniva eletto sempre un Asburgo d'Austria, muore il precedente e eleggono l'erede successivo, ma non era una regola, tant'è vero che durante la guerra di successione austriaca fu eletto un altro imperatore che non c'entra niente con gli Asburgo d'Austria. Wisselbach, così si chiamava la casa regnante della Baviera, d'accordo? Tuttavia l'Austria resiste, alla fine ci sono le trattative di pace. L'impero austriaco è salvo. Le trattative di pace, si chiama pace di Aquisgrana, non cambiano molto rispetto allo status quo ante. La Prussia però si tiene la Slesia che ha conquistato appunto all'inizio della guerra. Questo Maria Teresa non riuscirà mai ad accettarlo. Maria Teresa inizierà, anche lei grande personaggio del Settecento, Maria Teresa sarà sul trono dei possedimenti diretti degli Asburgo per
40 anni, dal 1740 al 1780. Maria Teresa inizierà, dopo questa guerra, a pensare a una rivincita per distruggere a sua volta l'impero, che stava diventando sempre più grande, il regno di Prussia, ok? Se la legò al dito, Federico II l'aveva tradita, l'aveva attaccata senza dichiarazione di guerra, di notte, a sorpresa, scatenando appunto la guerra, si era preso una Slesia. La Spagna ottiene un contentino, si prende il ducato di Parma e Piacenza in Italia. Vi ricordate che in precedenza Parma e Piacenza era andata all'Austria? Adesso l'Austria lo deve cedere alla Spagna. Quindi un figlio, un altro figlio di Filippo V, re di Spagna, che si chiama anche lui Filippo, fonda un'ennesima dinastia a Parma e Piacenza. Anche in questo caso, con il regno di Napoli e di Sicilia, ricordate che era andato all'altro figlio di Filippo V, re di Spagna, Carlo III. Anche in questo caso non si tratta di un'acquisizione diretta della Spagna, ma della creazione di un ramo collaterale borbonico con uno stato indipendente, Parma e Piacenza, che resta indipendente. Quindi vedete l'espansione dei Borboni. Ricordate i Borboni dalla Francia? Prima avevano piazzato il loro re con la guerra di successione spagnola in Spagna, poi con la vittoria di Carlo III nella guerra di successione polacca a Napoli in Sicilia, adesso Parma e Piacenza. Quindi abbiamo quattro dinastie borboniche separate in Europa, ripeto, in ordine di tempo, in base al formarsi di queste: Francia, Spagna, Regno di Napoli e di Sicilia e in ultimo Parma e Piacenza. Maria Teresa d'Austria, come voleva la pragmatica sanzione, viene accettata come regina, la prima volta che una regina sovrana, attenzione, dei possedimenti diretti, dinastici, ereditari degli Asburgo, cioè questi qua. Invece, come imperatore di Germania, viene eletto chi? L'abbiamo visto, secondo la pragmatica sanzione, suo marito, Francesco di Lorena, ora diventato Francesco di Toscana, d'accordo? E quindi sarà l'unica eccezione, perché poi, dopo la morte di Maria Teresa, i possedimenti diretti degli Asburgo d'Austria torneranno a uno dei suoi figli, che sarà anche eletto, capite, dopo la morte di Francesco di Toscana, imperatore di Germania. Per secoli gli Asburgo erano possessori dei loro territori diretti, dinastici, ereditari, e contemporaneamente imperatori di Germania. Adesso, per questo periodo di pochi decenni, si sdoppia la carica. Il complesso di territori dinastici diretti degli Asburgo va a Maria Teresa, eccezionalmente una donna, mentre il titolo di imperatore di Germania va a suo marito, Francesco di Toscana. Tuttavia l'impero asburgico è salvo e quindi gli Asburgo con Maria Teresa si confermano e si confermeranno sempre, lo sapete, anche nell'Ottocento, anche fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, un territorio vastissimo, in particolare un territorio radicato nei Balcani, con grandissimi possedimenti nei Balcani. Questi possedimenti, lo sapete, furono persi dall'Austria, che nel frattempo si era trasformata in impero austro-ungarico, soltanto con la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Abbiamo detto però che ci sarà molto presto un'altra guerra, una guerra di rivincita rispetto a questo. Adesso Maria Teresa era stata da sola, con il solo aiuto dei Savoia e dell'Inghilterra. Maria Teresa inizierà a odiare Federico II di Prussia, l'ha attaccata, l'abbiamo visto, in maniera proditoria, si è preso la Slesia. Subito dopo la fine di questa guerra, Maria Teresa d'Asburgo d'Austria prepara un'altra guerra per distruggere Federico II, re di Prussia, e togliergli tutti i possedimenti. Vedremo questa ennesima guerra settecentesca, che non è una guerra di successione, non si chiama guerra di successione qualcos'altro, ma è ovviamente la guerra dei sette anni. Lo vedremo la prossima volta.
Secondo voi vince Maria Teresa, vincono gli austriaci? O vince il potentissimo militarismo prussiano del Brandeburgo, che ora si fa chiamare Regno di Prussia? Vince Maria Teresa d'Asburgo d'Austria? O vince Federico II di Hohenzollern? Oppure non vince nessuno? Fanno una specie di pareggio. Lo vedremo la prossima volta. Grazie.